Please welcome the director of the film, Claudio Di Biaggio, and the protagonist, Valerio Di Benedetto. of you have never heard of Dylan Dog before tonight, obviously. Two, three, four, five people. OK? Uh, just to give you a sense, Dylan Dog is the third best seller in comic books in Italy after Topolino, Mickey Mouse and Tex. Martuco um, said that he could read uh, Homer, the Bible, and Dylan Dog for days without ever getting bored. So, just to give you a little bit of the context of the level of myth that Dylan Dog has reached, and our friend here has a copy of the. Um, oh. Yes, that, that, that we can show. Push up, Pinfello oh. <laughs> 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 Grazie mille. Um, grazie. Uh, I start with a couple of questions, and then of course, the questions uh, are gonna come from the audience um, it's It's not the first film about Dylan Dog. There are at least other two, correct? the uh, see. Si. <laughs> and I understood that everything that has to do with Dylan Dog is incredibly complicated. There is never one straight answer to any question. There is always yeah, they are two, but they could be three, maybe one. non so. So, quando deciso di questo film, hai visto questi other films before? And how is your film before? E come è il tuo film diverso? Posso rispondere in italiano per poi avere una traduzione così meno. Um, io e Luca Vecchi, che è il mio collega nella creazione di questo progetto, che è lo sceneggiatore. Io ho, ho realizzato la regia. Uh, abbiamo visto: Grosso e, e Grosso ah, sì, Luca Vecchi è anche colui che interpreta Grosso Marx. Abbiamo visto tutto quello che c'era su Diran Dog, sfortunatamente, e abbiamo capito esattamente quello che non dovevamo fare in un film su Diran Dog. e mh, Credo che questo fosse molto importante anche rendersi conto uh, di, mh, di quello che tu devi fare o non devi fare per un film del genere. Uh, Io e Luca Vecchi, è uh, screenwriter, e also is the Interpretore di Groucho Marx that you saw on the screen. screen basically saw everything that they could see that had been done on Dylan Dog before. And they pretty much learned everything that you're not supposed to put in a film about Dillon Dog. <laughs> e la cosa molto importante è che uh, Dylan Dog non è mai stato trattato come meritava a livello audiovisivo e quindi non ha mai avuto la vera giustizia e la profondità che questo porta personaggio e che il mondo di questo personaggio intorno a lui eh, appunto si portano dentro, e, mh, e per noi era importante renderlo reale, plausibile, eh, nuovo ma decadente, polveroso ed, ed è, e Si vede soprattutto da quello che noi abbiamo messo appunto intorno al personaggio. Dylan Dog è una sorta di contenitore ed è molto bello vedere come la storia intorno a Dylan Dog si muova in modo molto, molto libero e anche romantico. Uh, they had the impression that um, actually nothing ever was done on an audiovisual level that did justice to the complicated character of Dylan Dog. So they decided to go for a new character, but at the, the same time a character that is surrounded by uh, dusty objects and, uh, and, a, and a, a surrounding and a background that is charged with history and, and a very very big past that is over present. It is molto bello, secondo me. affrontare un, uh, un media come il comic book, come il fumetto uh, e, e trasporlo in un altro media che è, che è il cinema. Ricordiamoci che quando si tratta di un fumetto e si tratta poi di una trasposizione del fumetto in, in video, non si può copiare il fumetto, non puoi farlo perché leggendo un fumetto si ha un certo tipo di comunicazione, di ricezione del messaggio. Vedendo un film se ne ha completamente un'altra. Ed era importante capire che un personaggio ritagliato da un foglio di carta in 2D non potesse essere lo stesso su, su uno schermo, su uno schermo su, insomma, in un, in un altro media. E abbiamo cercato di valorizzare la parte più cupa, più misteriosa del, del personaggio, però prendendolo veramente in giro. Il film non si prende sul serio ed è un po' la, la, la chiave eh, secondo me, della riuscita di quello che abbiamo fatto. E, ed è un po' quello che fa la Marvel con i Guardiani della Galassia, per esempio. È non prendersi sul serio per creare qualcosa di veramente d'impatto. He was very excited the possibility of transferring from one medium to the other, from comic book to, to film, uh, The story of Dylan Dog. And in doing that, you have to be very careful because you cannot take yourself too seriously. You're basically taking a piece of, pa a piece of paper that has only two dimensions and you're creating something that is completely different. So the film basically is the first one to make fun of itself and to self ironize about, about itself and its limit, very much in the fashion that Marvel decides to do when they do uh, a similar operation. And uh, Valerio. Uh, Quero un big fan di Dylan prima di uh, Being chosen per questo roli? No, <laughs> viva la sincerità. No. No, io so, tu no. have di andare like una an intensiva care di Dylan Doug? Ma like? in realtà ho sempre letto tantissimi fumetti da quando, da quando ero piccolo, ma Dylan Dog non l'avevo mai affrontato. Poi, quando è nata diciamo, quest'idea. Ho fatto un. Uh, buy now su Yuba su eBay dall'1 al 100, e ho cominciato a leggere di Landord tipo per, per un anno e mezzo. <ride> e, e quindi in realtà sono diventato dopo un fan, e questo mi ha permesso anche di. E questo mi ha permesso anche di approcciare con una minore ansia e una maggiore tranquillità per quella che poi è un'icona del, della cultura italiana. Quindi è stato molto più rilassante. He was a big reader of comic books, but actually not of Dylan Dog. So once he was offered this role, he basically bought the first hundred uh, issues of, of Dylan Dog, read them all, and and he really liked the character. And, and the director added, "Thank God!" Uh, and, and that's how he got started in in his adventure. Um, which were the major challenges for you, a human being, three-dimensional? to bring on the screen a flat character like Dylan Dog. Uh, the way he moves, the way he acts, the posture um. mm. uh, Dylan Dog è un contenitore di storie e un contenitore di paure e di fobie. Quindi in realtà noi abbiamo attinto da due sue eh, diciamo paure e le abbiamo mm, accentuate. Esplose. Abbiamo cercato appunto di, di abbiamo lavorato, sempre su un concetto di perdita, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista umano. E, e lavorativamente parlando, lui non lavora da sette mesi, soffre la crisi che si soffre in Italia in questo momento, quindi l'abbiamo in qualche modo rebuttato in Italia oggi, nel 2014. E, qual era l'altra domanda? <laughs> yeah. um, the, the, the idea is that um, Dylan Dog is not only a character, he's a container. He's a container of stories and he's a container of phobias. And they decided to concentrate on a couple of them. And they also decided to make him a very contemporary character and a very Italian character of today's Italy. He's been out of work for seven months. And unemployment is a very common condition for Italians right now. So Dylan Dog is no exception. He's going through the same uh, phase. Um, in La, la, la sfida più che, più che sfida è l'interpretazione, è cercare di fare la, la minor cosa possibile e andare a lavorare proprio su un minimalismo del personaggio e quindi abbiamo cercato di eh, stare attenti al dettaglio dal punto di vista di, di, di sguardi e movimenti, abbiamo cercato proprio... Visto che il personaggio e il taglio che gli abbiamo dato era molto dark, molto gotico, abbiamo cercato appunto di andare a stringere sullo sguardo e lavorare tantissimo ehm, per esempio con le dita, eh, perché, mh, perché di l'andogio per esempio neg negli albi ci sono intere pagine in cui lui non parla mai e pensa soltanto, quindi stanno questi ballon in cui lui pensa e eh, sarebbe stato... Mh, poco interpretativo stare fermo senza fare nulla c'era difficile stare senza fare ma comunque facendo qualcosa e quindi abbiamo cercato di lavorare appunto sul movimento degli occhi e lui tamburella tantissimo con le dita sul libro. So they decided to go on details uh, in the in the comic books he stays for long periods of time without saying anything he's thinking a lot. And there are big balloons with his thoughts on it. You cannot do that in a film. So they decided to concentrate on details, and in particular on two details uh, on his gaze, on his eyes, and on his hands. The movements of his hands, uh, he, he keeps tapping his hands uh, on things. Uh, so through, these, uh, uh, through concentrating on these two details, the details of the eyes and the details of the hands, they give the idea of his constant thinking, of his uh, interior life. I surrender my case and I open the floor to discussions. Questions from the audience? English? Okay. Ciao, Claudio. <laughs> um, so I have a couple of questions. First of all, is about the duration of the content, because I, I work for YouTube and I've been. A fan of Claudio on YouTube, and he was very concentrated on short form. It was very interesting to see a long form, but 15 minutes is an interesting duration. So I would like to know why you decided to do this kind of format. Whether you've thought about digital platforms, whether you had something in your mind yeah. about the future of the movie. <laughs> so this comes, my second question is what, uh, what's the distribution strategy that you have in your mind for this work? Allora, noi, noi abbiamo grande coreografia. Allora, noi abbiamo pensato uh, di fregarcene completamente di quello che era un timing. Perché volevamo far concentrare le persone sul fatto che volessero questo film a prescindere dalla durata. Quindi quello che abbiamo realizzato è semplicemente stato nei limiti delle possibilità che noi avevamo economiche di, insomma, di pratiche eh, è stato il massimo che, che potevamo dare e fare ripeto fregandocene completamente della durata perché eh, speravamo e questa cosa sta funzionando e poi rispondo infatti alla seconda domanda dopo eh, speravamo che le persone fossero interessate a capire fino alla fine tutta la storia il film a entrare in ogni location perché il film più va avanti e più a fondo come se fosse una, una grotta dentro una grotta dentro una grotta quindi quello era il nostro interesse quindi abbiamo più puntato su questo che sul formatizzare dei trade not to give to much importance to the duration of the film so they, they didn't have a preset uh, timing for it they really wanted to explore Uh, in depth as they could, uh, the story. And as you can tell, it seems like you're going from a cave inside another cave that goes deeper and deeper and deeper. So there wasn't a preset duration. They wanted to extend it as long as they could in order to tell the complete story. a caso è venuto fuori che dura 50 minuti come una puntata di una serie ma a caso e <laughs> And it randomly lasts 15 minutes, like an episode in a tv series like broken bad or, or House of Cuts, ma è a caso It's totally random, random. Totally <laughs> random. <laughs> <laughs> e, e, um, questo perché, perché la, la nostra intenzione è quella di far rendere conto a qualcuno che ha la possibilità di produrre di, di creare con i soldi che sono questa cosa strana che in Italia si vede sempre di meno tipo oh, i fantasmi <laughs> E di, render, di rendersi conto della potenzialità di una serie del genere. Immaginiamo un indagatore dell'incubo o un indagatore in generale in giro per l'Italia a, a narrare tutti i misteri che abbiamo in Italia, tutti i luoghi, tutte le, le, le storie. Eh, sarebbe una cosa meravigliosa secondo me, anche solo a livello mh, di interesse socioculturale, sarebbe una cosa stupenda. Abbiamo fatto quindi questo format, non facendo i seri, perché volevamo convincere non tanto il pubblico quanto i produttori che qualcosa del genere si può fare e le persone lo vogliono tant'è che la distribuzione che viene fatta sul web tramite la, i The Jackal ehm, sta andando molto bene in una settimana più di 200.000 persone hanno visto il film 50 minuti e avete visto che non è un film comico con i pupazzetti e, e quindi è una cosa molto molto importante per noi ed è un dato se so tu that random after all it was also a message that they were sending not as much to the audience but to producers to show them that you can have a product like this that lasts approximately the time of an episode of a TV series and how exciting and beautiful it would be if that an investigator of nightmare but simply investigator of the many mysteries that dot the history of Italy going around the peninsula and doing something like this for each of these unsolved uh, mysteries E quindi, diciamo, and the circulation uh, comes through the web, si. and it can be seen on YouTube. On right? YouTube, And More than uh, 200,000 people have seen it already uh, on YouTube, plus several screenings in Italy, the one here, and so on. Other questions? Yes. Italiano o English? Allora, volevo chiedere una cosa, innanzitutto l'ambientazione la, la, l'ho trovata ottima, veramente bellissima, l'ambientazione gotica, come dicevi te, è molto bella e rende molto Dylan Dog, perché Dylan Dog è questo. e Mi è piaciuto molto il, il contrasto con la parte di Luca Vecchi, giusto? Cioè, è tutto lento, tutto... Sondato tutto calmo e poi arriva lui, per rompe gli indugi come anche nel, nel, nel fumetto. Come? Quando, Quando lo sanno scrivere? Questa è un'ottima cosa. Infatti ci sono alcuni che diciamo che hai difficoltà anche a passarlo a qualche amico. Che vuoi dire loro? È il mio microfono. Ok, quindi vabbè, questo poi chiaramente per te e per me che siamo appassionati, non so se lo sono tutti, possiamo capirlo perché anche il disegnatore è, è fondamentale per Dylan Dog. Per esempio lui assomiglia una volta che mh, ti truccano da Dylan Dog, anche se voglio dire il taglio degli occhi è quello che è. E, mh, Assomiglia molto ad un paio di disegnatori, mentre ad altri, diciamo i primi, quelli più famosi degli anni 90, assomiglia un po' di meno perché è molto più spicoloso di Landog, mentre lui è più, più caratteristica italiana. Quindi, comunque, tornando alla mia domanda, la... Groscio è reso molto bene, secondo me è molto, molto simpatico, rompe completamente il ritmo del film. Questo è, è, è insieme anche quello che succede nella vignetta. Volevo chiedere comunque, che non c'entra... Um, con Grocio, perché la scelta di quella storia specifica? con uh, beh, Come hai detto tu stesso, abbiamo tantissimi misteri in Italia, cioè anche grazie a Dylan Dogo sono diventato un appassionato di tutte le storie di fantasmi, di tutte queste cose che chiaramente uh, affascinano solo quando ti piacciono, per altri può suonare ridicolo. Però volevo chiederti perché questa storia, cosa è una cosa tua o è qualcosa che avevi. Non lo so, in mente di connetterti in qualche modo a qualche storia particolare, di qualche fumetto, non lo so, un collegamento americano col Cavaliere Senza Testa, Sleepy Hollow, non lo so. Questo era il concetto che volevo capire. Un complimento prima di tutto setting, come rispetta che è tipico di Dylan Dog. And, and also the way in which Luca Vecchi, the actor that interprets uh, Groucho Marx, uh, is faithful to the character, sort of breaking these Gothic elements with the comedic aspect. And, uh, and then he was asking the reason why uh, he picked this specific story, whether he had any uh, literary antecedent in mind, like uh, the legend of Sleepy Hall or something like that. Allora, um, mm -hmm. so, Dylan Dog vive a Londra. e mm, noi non abbiamo Londra a Roma c'è la piccola Londra che è una via ma fa cacare e mm, si sì, se la vendono come la piccola Londra ma non c'è che succede che non avendo Londra dobbiamo usare Roma quello che dicevo prima cioè adattare un personaggio e renderlo plausibile in un nuovo media specialmente eh, comporta varie scelte un punto debole, come poteva essere non avere la città nativa del personaggio, lo facciamo diventare un punto di forza. Come? Innanzitutto pensiamo che chi ha disegnato i primi Dylan Dog, chi ha dato eh, il, diciamo, il tocco anche alla casa. Le vie intorno a Cramer Road, insomma, chi ha disegnato il mondo di Dylan Dog, chi l'ha scritto, sono persone che non hanno quasi mai nemmeno visto Londra dal vivo. O almeno nell'86 non l'avevano sicuramente fatto. Non c'era Google, non c'era Ryanair, non c'era niente di tutto questo. Le persone, quando ci chiedono perché Roma, la risposta è perché loro non hanno disegnato Londra, loro hanno disegnato Roma, Torino, Milano, Bologna, Napoli con il Big Ben, Westminster e il Tamigi. Questo cosa vuol dire, in sostanza, è importante mantenere un mood, importante mantenere come giustamente dicevi tu prima l'atmosfera, il colore, giusto? Quindi, intanto okay, yes, uh, well, first of all, uh, Dylan Dog, the protagonista protagonist of the, of the comic book lives in London and the film as you saw takes place in Rome. And uh, the, some people were wondering why did they do that? And the answer is that well the people that designed that uh, that were the drawers of the first Dylan Dogs probably never saw London. And so for them it's, it's, it's a Rome, Turin, Bologna, Milan, a mixture of all these Italian cities plus some landmarks from, uh, from London. Big Band, House of parliament and so on and so forth. Uh, so that, that's, that's the city that you have. And for them this was a challenge that was turned into a potential for the film. Esatto, è diventato <inaudible> un punto di forza nel momento in cui Luca Vecchi who ha scritto la Ha deciso appunto di dare importanza al luogo ed è diventato quindi Roma una sorta di personaggio aggiuntivo della, della storia. La, la storia di Beatrice Cenci, che è una delle storie più famose uh, de, dell'esoterismo romano, ci affascinava perché il concetto dietro questo film è che il, il mostro è l'uomo. E quindi avendo questo concetto dovevi portare qualcosa di molto attinente eh, non ci siamo ispirati, non, non ci sono eh, insomma, similitudini con Sleepy Hollow no no nel senso che io personalmente non, non ci ho pensato mentre lo facevo ma è bello anche per esempio vedere queste cose che io non ho visto quando l'ho fatto insomma mi fa anche piacere però ti posso dire, ti ripeto, il concetto del film è che il mostro è l'uomo e, e questa cosa è bella in Dylan Dog perché nella maggior parte dei casi lui si innamora dell'incubo dentro la donna, non della donna. Eh, non si è forse quasi mai innamorato, due volte forse si è innamorato tra tutti Dylan Dog. Quindi innamorandosi di un incubo non può fare altro che, ehm, che rivelarci questa cosa e eh, che quindi noi siamo il mostro. Non l'abbiamo dentro, siamo il mostro e il perpetuarsi di questo evento nei, nei, nei secoli dei secoli viene dimostrato da, da, questa, da questa storia volevamo avvicinare Dylan al mostro che c'è nell'umanità la storia è una storia molto romana hanno abbracciato Rome come un carattere il screenwriter ha deciso che Roma diventerebbe un carattere prendendo questa storia di Beatrice Cenci che è alla base di ogni Uh, kind of italian exoterism. and the final message is that uh, the monster is really the human being and it's not something that it's inside but it coincides with it so at the end dylan in this uh, episode faces the, the monster that is potentially in every person and even when he fall falls in love with the woman he actually falls in love with the nightmare inside her much more than with her as a whole person maybe that happened only a couple of times in the, in the comic books Yes, eh, la... no, sia qua. Cioè, no, no, sì, sì, bello, bello. Bello. No, io vado per sono tipo... <ride> Dai, Però no, prova. Però... Vabbè, vabbè. Prova, <ride> no, scusate. La, la, la mia domanda è, è più una curiosità, nel senso, perché hai presentato questo um, film a New York? C'hai ambizioni più grosse che sono, cioè, rispetto a quello che può essere il mercato italiano? O pensi a una piattaforma tipo Netflix? no 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 che pensi allargare il mercato eh, no 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 assolutamente nel senso che pensi di arrivare anche sulla sugli schermi americani magari usando la piattaforma netflix <laughs> okay, the, the question is uh, why did you bring your film here to new york are you trying to expand your potential market and possibly to distribute your film your film through platforms such as netflix and the answer is i just wish. I, il problema è che non, non ho un mercato per il momento. Nel senso, io ho 26 anni eh, e in Italia in questo momento sto solo spendendo soldi per fare queste cose. Io non, non ho. Nessun tipo di guadagno da questa cosa, i miei unici guadagni sono presi da, da lavori pratici come montaggio e riprese di eventi aziendali. Tutto questo è molto bello, la cravatta, ma ce, ce, spendo i soldi, non sai manco quanto. Quindi la, il, per il momento quello che io sto cercando di fare non è espandere il mercato, ma crearne uno e crearne uno per me e per una generazione. Nel senso, è molto importante capire che uh, quello che stiamo facendo noi, ed è anche per questo che mi piace venire qui a dirlo perché. Mm, purtroppo, stando qui avete anche, secondo me, la giusta difficoltà, ma beati voi, di non sapere cosa stiamo facendo là. Ed è veramente perché nel pratico poi è complicato. Lì c'è una sorta di movimento reazionario che sta, che sta nascendo, di cui faccio parte. Non ha un nome perché no, però ha un'ideologia: e cioè vogliamo lavorare. Cioè, cosa devo... He's 26. He's 26 year old, and he does not have a market in Italy at all. So he's not trying to expand a market because he doesn't have one. He's trying to build one for himself and for uh, the people of his generation. Um, with a film like this, he doesn't make a dime. Uh, he supports himself with uh, camera work and editing of uh, corporate events. That's what allows him to buy ties. Uh, but. Um, It, it, it's hard, e he's happy to have a chance to come here and, and talk to us tonight to, to make us aware of what the situation is like in Italy. Uh, poi um, aggiungo una cosa riguardo: um, questo per noi è anche un biglietto da visita, indipendentemente da New York, che è fichissimo. Eh? Magari è ok, però, stando in Italia, siccome viene abusato tantissimo il termine investiamo sui giovani, questo è un modo per dire. I, eh, allora niente, reinvestiamo i giovani, non l'avevo capito. Io, io, io avevo sempre pensato, investiamo sui giovani. No, so no chiedevo come si traduce Non si può tradurre. E no. È un modo per dire, visto che lo dite da tanto, eh, se volete veramente investire, noi siamo pronti. Fatelo perché, dai, su, no, basta, basta. Come si è messa la situazione con la casa editrice Bonelli quando ho visto questo film? Cosa è successo? Come l'avete gestita? La eh. questione is what happened with the publishing house Bonelli? che is the publishing house of Dylan Dog and of molti altri uh, very popular comics in Italy. Uh, allora, la, la cosa è che è un, un menaggio a trois tra noi Bonelli e l'America, fondamentalmente, nel senso che i diritti audiovisivi di Dylan Dog non ce li ha la Bonelli, ma ce li ha l'America, un produttore americano. Sì. Non, sia qui. non siamo qui se alza so io andiamo via no allora eh, i diritti eh, li detengono gli americani perché Tiziano Scravi ha fatto il più grande errore della vita sua cioè venderli 20-25 anni fa tant'è che lui dice questa è una, una, una cosa che il suo avvocato era l'amico che gli ha consigliato di venderli e che ha avuto il buon gusto di morire lui dice sempre dopo questo consiglio is, it's, a delicate, it's a delicate issue it's a menage a trois uh, Bonelli that is the publishing house that has the right to the, uh, paper to the comic book esatto, the, the audiovisual rights to the character of Dylan Lo Dog are detained by an American company <laughs> and they are hoping that nobody from the company uh, is here tonight ehm no. um, Wave your hand if you are. You're not gonna <laughs> leave the room alive. Uh, so um, that, that's and titiano Sklavi sold the audiovisual rights to this American company some 25 years ago, and he himself admits that it's the biggest mistake that he ever made, and that the uh, lawyer that suggested him uh, to sell the rights, uh, in Bonelli's words, at the good taste of dying shortly after. But uh. if Il discorso è molto semplice: noi eh, con questo film facciamo una sorta di scacco matto. Nel senso che sono 30 anni che tanti registi e tanti produttori in Italia vogliono fare un film o una serie su Dylan Dog. Nessuno ci è mai riuscito perché nessuno aveva una cosa che abbiamo noi, cioè le persone. Le persone hanno voluto questo film perché noi abbiamo semplicemente chiesto di darci dei soldi e loro ce li hanno dati. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che. In questo momento, se mi blocchi e non mi fai uscire il film, io divento l'eroe nazionale. Cioè, tipo, divento veramente tipo, non lo so, una sorta di mazzini. Dark. Giovanna d'arco, esatto. Se non mi blocchi, divento comunque l'eroe nazionale perché lo faccio. Quindi è scacco matto. Quando non l'abbiamo fatto, hanno visto subito in Bonelli, tant'è che mh, hanno subito visto in Bonelli che c'era della, della professionalità oltre a alla passione. È una cosa molto lunga. Quindi, intanto a pezzi. <ride> so, the, the first cosa è that Uh, no matter how it ends uh, they win uh, because if the american company that detains the rights sues them they're going to come up as national martyrs because uh, basically they did this film because people asked them to do them uh, people gave money uh, it was Un grande effort di crowdfunding, quindi rispondono alle necessità dei cittadini. Se fanno qualcosa per aiutarli, ovviamente si arrivano come giocatori. Se non, vanno in qualche modo. Tiziano Sclavi è stato il primo vero contatto con la Bonelli spontaneo, e cioè, dopo una settimana della prima campagna di crowdfunding, ci arriva un'email, mi arriva un'email, alla mia mail personale. Con scritto Tiziano Sclavi e con scritto sotto, Signor di Biagio. Ehm, sto notando il vostro lavoro. Continuate perché ehm, è molto bello, sono speranzoso. E io, ma che mi sta a piangere a me? Non credevo che fossi Tiziano Sclavi: che Sei mesi dopo, Roberto Recchioni, che è il curatore adesso della, della testata, ehm, ci dice a me a Luca: Ma Tiziano, ci è rimasto un po' male che non gli avete risposto non è così tipo. <ride> Era un allora abbiamo risposto, la cosa è bella perché loro ci hanno sempre osservati da lontano ovviamente perché non potevano fare altro, anche un po' per proteggersi loro e proteggere noi, ci hanno osservato con molta positività, adesso una volta che il film è uscito si sono distaccati perché non possono fare altro e io spero solo che siano intelligenti e un minimo capiscano... Quello che stanno a fare, perché, Però non possiamo purtroppo forzare la mano. Perché è una, è una, è una delle realtà più vecchie e antiche d'Italia. Di, loro stanno ancora con gli uffici che non vogliono internet, non vogliono YouTube, che è sta cosa, ma è una cosa Quindi è veramente complicato. Però, però ci si prova. Quindi, questa è un po' la cosa. Tiziano Sclavi, che è il creatore di Dylan Dog. follows from the very beginning what they were doing. When they launched the crowdfunding campaign, uh, he sent an email, personally, to uh, our director here. And he immediately deleted, thinking it was one of his friends <laughs> playing a practical joke on him. And then a few <coughs> months later, uh, uh, the person who is now in charge of uh, uh, the editorial aspect of the Undog said, you know, Scavi really sort of was a bit sad by the fact that nobody replied to his uh, email in which he encouraged you to continue in, in your work. Um, now so they, they were encouraging in the moment in which it was um, in the building stage. and uh, after the film was released, they kept their distances and they have no choice because as you know, they sold the rights, so they cannot really endorse in an official way uh, their work. Ma, eh, questa cosa qui, quando Claudio ha detto spero che siano intelligenti a curare il personaggio di D'Andorre, adesso c'è Roberto Recchioni che comunque ha una visione imprenditoriale e intelligente riguardo questa cosa. Quindi, eh, indipendentemente da tutto, io sono convinto che loro l'avessero dovuto comunque intraprendere questo passo di, di separazione, ma che. Sono anche convinto che probabilmente sotto c'è altro in futuro. Il problema è... è che in Italia bisogna essere realisti: nessuno metterà mai in mano a un 26enne la regia di una serie, anche se ne è in grado. E questo è questo il discorso. Per essere un giovane regista, di avere 38 anni in Italia. Io ce ne ho 26, vuol dire 12 anni a fare la pasta perché praticamente non. È quello il vero problema, è questo. Io, non, io sono veramente in ansia per questa cosa perché a 26 anni mi ritrovo con un bel po' di esperienza sul set perché ho iniziato molto molto presto e mi ritrovo però in un paese che ha un rinculo incredibile da questo punto di vista. Io dovrò fare talmente tante altre cose così o non farle. O andarmene, ma io non voglio andarmene dall'Italia perché, secondo me, per quanto mi riguarda, sarebbe una sconfitta. E, e quindi mi ritrovo in una situazione molto particolare: e aspettare di essere abbastanza giovane da fare le cose cioè è una cosa paradossale. And it's a, it's a generational problem generativo che tu hai raggiunto, è molto importante perché non è solo per i direttori: l'idea è che um, per essere un giovane direttore in Italia be essere almeno 38, e he's 26 so he thinks that he has 12 years in which he just has to stay home and cook pasta waiting to become a young director. Uh, and um, so that, that, that's the that's situation in which he's right now. so nobody would trust uh, a super young director like him for a full series, for example. other questions? we have time for another couple. yes. la tua esperienza col crowdfunding in italia. esperienza con il crowdfunding allora, mm ho -hmm. saputo anche tradurre incredibile grazie mille grazie mille allora, no la, la, la mia esperienza è semplicemente che in Italia non funziona il crowdfunding perché non funzionano gli italiani col crowdfunding che non sanno cosa vuol dire non sanno come si fa non sanno, non, hanno paura di farlo non, non sanno cioè che non sanno cos'è paypal non vogliono comprare su amazon Ragazzi è un incubo, no è veramente un incubo, it's a nightmare, nightmare. Perché... Nightmare, it's nightmare. Crowdfunding <ride> Italy nightmare. Perché veramente viviamo purtroppo in un paese in cui non solo il produttore è bloccato su se stesso su un, un loop incredibile che prima o poi farà morire tutti, ma è bloccato anche lo spettatore. Um, non, non si vuole... Il problema è che non ci vogliamo far stimolare. Perché non ci stimolano loro, ma noi non ci facciamo stimolare, che è una cosa ancora peggio. Io ho notato una cosa qui in America, che tra l'altro un pochino mi dà anche fastidio, ma un po' invece mi oggi mi è piaciuta, l'altro giorno non mi è piaciuta. perché è lunga pure questa. <ride> crowdfunding in Italy is a nightmare because people are afraid of everything. They don't have PayPal, they don't know what PayPal is, they don't know what crowdfunding is. They are afraid to use their credit cards, they don't have credit cards. Uh, and therefore explaining all the steps that normally is like a three click away, uh, in Italy it's a very complicated affair. Allora, una cosa è stato molto complicato perché le persone non si fidavano, le persone volevano darci i soldi a mano. In mano mi incontravano per strada e mi dicevano: Tieni Claudio, ti do i soldi. Ma io. <ride> e la cosa che ho notato qua in America in, un, in una sala cinematografica ed è, ripeto, una cosa che mi ha dato eh, vedendo Interstellar un po' fastidio sul mio film invece mi è piaciuta. E cioè, c'è proprio una partecipazione diversa a tutto quanto, c'è anche un'attenzione diversa, nel senso. Al cinema in America devi far sentire che stai ridendo, devi far sentire che senti il film. È una cosa che in Italia non abbiamo. Cioè, nel senso, ho visto Interstellar e in alcune scene la gente rideva. Io volevo menaie perché non. Però andava bene perché vuol dire che c'è una partecipazione diversa alla sala, all'evento, all e questo lo porti anche poi sull'intelligenza e l'essere stimolati in tutto il resto. Ed è una cosa che in Italia non esiste perché noi scrolliamo Facebook in Italia. Basta. Questo fa l'italiano: scrolla Facebook, basta. Non c'è nessun altro tipo di sito. L'informazione viene passata tramite Facebook. È una cosa mostruosa. Cioè, la gente la mattina non apre i, i siti di giornali piuttosto che i siti di, che so, di, di comunicazione visiva. Apre Facebook per sapere che è successo e dove piove. Una cosa It, tragica. It's a of, dove piove, esatto? It's a different concept of communication uh, that, that you have. And it seems that in Italy, the only website that is accessed regularly is Facebook. People go to Facebook to get their news to see the weather forecast where it's raining or where it's not uh, and there is really no level of participation. a participation that um, he also saw here in theaters when people go to the movies, you know they laugh out loud when there is to laugh, and and you can see a sort of very uh, tangible participation in, in in what goes on so That all translates also in the problems that they had con crowdfunding però ce l'avete fatta. Mm. And, and people were trying to hand him money in the street, when they saw him in the street, they were trying to esatto. give him money directly for his project. Non ce l'abbiamo fatta perché, una volta che le persone hanno visto il film, una volta che hanno capito quello che è uscito fuori, una volta che hanno visto che effettivamente non siamo andati a fare turismo sessuale in Thailandia, hanno. Detto vi vogliamo dare altri soldi. Abbiamo fatto due, camp abbiamo fatto due campagne di crowdfunding, la prima in cui chiedevamo il budget e abbiamo poi raggiunto con la seconda e, e con quella prima campagna abbiamo raggiunto la metà e con quella metà abbiamo girato. Dopo durante il, durante il set, sì è vero, a metà no fine novembre abbiamo lanciato la seconda campagna facendo vedere la scena della telefonata, la segreteria telefonica e il pianoforte. E la gente lì ha detto: ah, ok, lo state facendo bene, ok, vi diamo i soldi. Ma prima no. Perché prima. Un... Non siamo convinti. Non... So due campagne di crowdfunding Una at the very beginning, and it was very difficult to get any money out. E poi, quando la movie was already scientists effecto online. Start in the scene con la answering machine and the, and the piano, and Groucho playing the piano. E quindi in questo punto. Uh, determined that they were serious enough and that they deserved to be financed. Assurdo, la prima campagna abbiamo chiesto 30.000 euro e ne abbiamo ricevuti 15.000, la seconda campagna abbiamo chiesto 2.000 euro e ne abbiamo ricevuti 12.000. Erano campaign... tutti fatti. <laughs> The first campaign they they asked for 30.000 euros and they got 15.000. The second campaign they asked for 2.000 euro and they got 12.000. Um, c'è una, una cosa che vorrei dire che anche qui quando produci un film e fai una crowdfunding un trailer di solito un teaser lo devi mettere di solito, sì. Sì. Oh, no, no, abbiamo messo anche la prima ah, quindi, no. cioè, um. solo che la gente non, non capiva o non voleva capire sì, che come? No, che eh, noi cioè, la seconda non c'è eh, cioè, diciamo allora No, è stato molto semplice. La, la prima abbiamo chiesto, no, abbiamo calcolato più o meno 30.000 euro non per fare il film, per mm -hmm. non pagare le persone, perché questo non è un low budget, il low budget non esiste, cioè è una grande paraculata mm -hmm. mondiale low budget, è non pagare le persone. Esatto. Abbiamo, ehm, abbiamo calcolato 30.000 euro per le spese vive per, eh, per i rimborsi, ne abbiamo ricevuti 15.000. Comunque abbiamo iniziato a girare con la consapevolezza che se fosse andata male la seconda campagna io e Luca avremmo comunque dovuto mettere tutti i soldi perché il progetto lo, lo, lo volevamo e dovevamo fare perché abbiamo già dei soldi in mano delle persone. E alla fine ne abbiamo ricevuti quasi 30.000 e noi ne abbiamo messi in tutto un altro 10-12.000. Quindi noi ci abbiamo veramente investito in, in questa cosa, sentivo sotto i ponti. Così dice sotto i ponti in inglese. Under eh the eh, bridges? bridges. <laughs> eh, so, Yes, the crowdfunding campaign helped, and it, it did work. But at the end of the story, they had to put out money of their own, uh, both the director and the screenwriter, because even the funds that they collected were not enough to pay all the expenses. <coughs> and the whole idea of low budget is a myth. There is no such a thing as low budget. The principle is you do not pay the people that work for you. Yeah. That's the basis of, of what is normally called low budget. We have no time for more questions, but we have time for a reception upstairs that our friends at the Creative Shake and a variety of other sponsors have offered to celebrate the premiere mm -hmm. of uh, a Victim of Circumstances. And uh, I would like to invite you, before we move upstairs, and you can ask other questions to our friends when you see them upstairs informally, to please give another hand to Claudio Di Biagio, Valerio Di Benedetto. Thank you. E anche Luca Vecchi. Ciao Luca, dovunque tu sia. Grazie mille.